Ti aspetto il 17 maggio alle 18 nella Feltrinelli di Palermo in via Cavour per fare il mio primo film a copie del mio nuovo fumetto. C'è un modo per partecipare a un mio video e avere la mia amicizia su Roblox. Quello che devi fare è semplicemente preordinare il mio fumetto entro il 16 maggio. Dopo che fai il preordine, scatta una foto del preordine e invia la tua foto in questa mail sbrizzer.rz@hotlook.it con il nome di Minecraft e il nome di Roblox. Chiederò 100 di voi e quindi c'è un sacco che effettivamente possono entrare all'interno dei miei video e avere la mia amicizia su Roblox. Quindi affrettati, compra il fumetto in questo momento e fai il preordine ovunque tu vuoi e inviami in questa mail, come ti ho già detto appunto, lo screenshot del tuo preordine. A parte questo, farò un sacco di firmacopie in tutta Italia, così almeno avrai il fumetto pronto per essere firmato. Prenota subito il nuovo fumetto della Craft University su Amazon e in tutte le librerie d'Italia. Molto bene, in questo momento quello che devo fare è fare uno scherzo alle ragazze. Dico bene, ragazzi? Ok, già mi sono organizzato con loro. Praticamente quello che devo fare è fare... O è morto per davvero. Chiamatele, chiamatele, biondi. Sì. Ragazze, ragazze. Ragazze. Sbrizzer sta affogando. Veloce. Che succede? Sta affogando. Sta affogando. Dietro, come sta affogando? Sta affogando. Sì. Salvatelo. Ma che senso? Sbrizzer. Oh, ma dov'è? Dove è finito? È cascato lì giù. No. Lo andiamo a prendere. Presentelo. No, morite anche voi così. No, non andate anche voi, che cosa ho fatto morire? Dai, ragazzi, dobbiamo prenderlo in qualche modo, no? C'è una porta, ma ti usiamo come esca, potremmo esserci. Lo vedo, forse lo vedo. No, se sto salendo a galla vuol dire che è morto. Usiamo Elos come esca. Oh no! No! Emma! Dai, Sbrizzer, no! Morto per sempre, morto. Morto con l'acqua nella gola. Te leva di subito, Squid. Come faremo senza Squid? Come faremo? È una stella marina spiaggiata. Era un bravo ragazzo. Perché ero un bravo ragazzo. Perché ero un bravo ragazzo. Ragazzo, non perché è come te morto. Appunto, dai. Va bene, come faremo adesso a stare senza di lui? Cosa faremo qui? Secondo me è meglio. Sì, esatto. E poi secondo me è meglio che ve ne andiate da qui. Così noi lo possiamo seppellire. Possiamo via. Che sarà molto brutto metterlo in mezzo a una bara. Non lo voglio vedere. Ma dobbiamo lavarlo prima di seppellirlo. Dobbiamo lavarlo. Però via, giù. Sta provando quanto cacchio peso. Sì, muoviti. Ok. Che cosa facciamo? Oddio, guardatemi. Oddio, ha funzionato. I vostri like, ragazzi, mi hanno permesso di sopravvivere nonostante stavo morendo soffocato. Effettivamente, sono diventato un pesce. Guardatemi, sono un pesce. E non solo questo, posso anche nuotare velocissimo. Mio Dio, sono davvero diventato un pesce. Incredibile questa cosa. Mamma mia, ma dove l'avete mai visto una cosa del genere? Sono un pesce. Ok, bene, adesso, dato che appunto sono diventato un pesce, devo provare a fare degli scherzi a ognuna di loro. Magari tentare di non farmi però vedere pure. Ecco, guardatele. Ok. Vabbè, abbiamo fatto, quindi potete anche andare a vedere la vostra vita. Ma quindi dobbiamo cambiare mondo, casa? Non c'è più. Ma scusate, per ogni cosa che muore dobbiamo cambiare mondo. E poi qui abbiamo... dovremmo. Dobbiamo distruggere la sua casa, è troppo ricordo. No! Sì, dobbiamo distruggerla. Dobbiamo distruggerla, no! Ma ti sono ricordi. Ma siete... No. E appunto, i ricordi fanno male. Molto bene. Adesso, ragazzi, la maggior parte di voi non è iscritta al canale. In questo momento iscrivetevi ora, così che appunto
io posso andare a fare gli scherzi ai miei amichetti. Intanto, una domanda per voi. A voi vi piace il pesce? Beh, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Nel senso, vi piace il salmone o il tonno? A me piace di più il salmone, onestamente. Specialmente il sashimi. Con la salsa di soia. Il wasabi. Buonissimo. Comunque, scrivetemelo qua sotto nei commenti. E iscrivetevi, appunto. Ok, detto questo, devo andare da una parte. In teoria dovrei riuscire a saltare da... della... una quell'altra. Oh, oh, ai, 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 ai. Oh, ok, perfetto, ottimo. Adesso andiamo a casa di Violet e andiamo... Guardate, c'è un mio simile. Ciao, simile. Guarda, pure io riesco a fare quello che fai tu. Vedi che... vedi? Simile? Beh, vedi, lui è un salmone. Io me lo papperei. Però dai, sarebbe tipo... brutto mangiarsi i propri simili, effettivamente. Ok, andiamo a casa di Violet e andiamo a farle uno scherzo. In teoria, però... ah, siamo a casa di Ivy. Aspettiamo Ivy, allora, che ci siamo. Così arriva Ivy e sicuramente dovrà passare da un punto all'altro per il ponte. E così vediamo come posso farle uno scherzo. Come farò? Dove è finito? Cos'era? Devo andare indietro. Cos'era? Sono un pescione. Ma cos'era? Uno squalo e un pesce spada e un pesce martello e una balena? Cos'è? No, ti prego. Oddio, l'ho fatto spaventare troppo. Mamma mia, avete sentito? Poverina. Ah, questo è per tutte le volte che lei mi ha fatto gli scherzi, ragazzi, se lo merita. Sono un grande. Ok, perfetto. Adesso andiamo a fare gli scherzi a un'altra ragazza. Allora, wow! Lei ci ritirando dall'altra parte. Quindi da questa parte, in teoria, dovrebbe esserci casa di Violet. Dovrebbe essere in corrispondenza di qua, magari. No, ok, me lo ricordo. Devo solamente fare un salto qua. Dovrei beccare l'acqua. Oh, sì. Da in acqua devo andare. Dal laghetto al laghetto. Wow. Ok, ci siamo. Perfetto. Adesso. Ok, eccoci qua. Eccoci. Certo che questa acqua è davvero bassa. Mamma mia, questo laghetto. Ok, adesso dovremmo vedere Violet che dovrebbe andare da un punto all'altro. Che cosa facciamo, Mister Unicorno, adesso? Ehi, hey, tu. Chi mi chiama? Sono qua. Oh, oh, in acqua. Ma sì. Cos'è? Chi sei? Scendi chi qua è? Giù. Oh, ok. Ciao. Ciao. Io sono il pesce magico del lago. Oh mio Dio, sei un pesce magico. Magari esaudisci anche i desideri. Certo che esaudisco i tre desideri. Io esaudisco appunto tre desideri. Hai tre desideri, dimmi pure. Sì, ho tre desideri. Allora, innanzitutto vorrei conquistare il mondo. Ok. E poi vorrei tantissimo, tantissimo, veleno. Sì, quello che quella gente fa, presente. Ok. E mi serve per scopi buoni. Sei sicura? Perché mi hai detto appena 3 secondi fa che il tuo primo desiderio è quello di rovinare il pianeta. No, è di conquistare il mondo, così lo posso riempire di unicorni. Ah, beh, cambia. E qual è il terzo, allora? Un Death Note. Ok, non è possibile, ciao. Ma come no? No. I desideri, pesce magico. Oh, cacchio, ma voi siete davvero una psicopatica. Ho detto tutti dei desideri bruttissimi. Il Death Note, ragazzi, il Death Note, se scrivi il nome in quel Death Note, la persona muore. E mi diceva che vuole fare del bene. Ma di che sto parlando? Una pazza. Ok, dobbiamo adesso provare ad andare a casa di Zoe. Cacchio, ci sono riuscito. Meno male che ogni casa, almeno delle ragazze, c'hanno appunto un laghetto. Ok, adesso dovrei semplicemente vedere dove sta Zoe. Dove potrebbe essere, però, cacchio. Oh, è lì. Ehi, tu! Che bella giornata. Che cosa... Io sono il tuo peggior nemico. Ma come il mio peggior nemico? Ciao. Sarei sempre bloccata. No, per favore, no. Mi dispiace. Ciao. Cacchio, non riesco a prenderla al volo.
Come fa ad essere... Come fa a volare? Che cosa sta succedendo? Aiuto, ragazza, no! L'ho bloccata! No, l'ho bloccata per sempre! Come ti ho le origine, ti ho l'errore ossa! Non può più camminare adesso! Aiuto! Oh, scusami, ti sei buggata! Oh, mamma mia, l'ho buggata! Non ci voglio credere! Mandarmene via! Mandarmene via! No! 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 La terra! Devo sbrigarmi! Cacchio, meno male! Ok! Meno male! Ma questa è Meg! Posso fare lo scherzo a lei? Ok, allora. Oh, è lì. Oh, c'è un pesciolino, lo voglio pescare. Cosa? Un pesciolino? No, Meg, non sono. Cosa sei? Tutto mio. Vieni a casa che ti cucino. No, come a casa tua? Che cosa? No, lasciami stare. Cosa stai tentando di fare? Sei proprio succulento. Meg, ferma. Aiuto. Che sta succedendo? Ah, siete sempre di questa festa dovrete essere. Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa? Ma sì, ma non lo vedi? Sì, ragazzi, sono sempre stato io in realtà. Non sono né stato un mostro che sparava le bolle, neanche un mostro che c'è un pesce magico dei tre desideri, e neanche un demone del mare. I miei desideri. Mi hai fatto volare per 5 minuti, per nulla. Sei bugiardo. Scusa se ti ho fatto buggare, Zoe. Comunque, sì, scusatemi. Adesso però posso ritornare normale, giusto? Sushi Breezer per cena. Sì, io sono d'accordo. No, ragazzi, ragazzi. Crucco, come ritornavo normale? Non l'ho detto questo. Perfetto, iniziamo, ragazzi. Sì! No, non per